Buongiorno a tutti e a tutte, mi chiamo Nicola Barbieri e insegno discipline storico-pedagogiche presso l'Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia. Il corso che io vi propongo in formato MOOCs è un corso di introduzione alla storia delle attività sportive che è articolato in sei parti. Nella prima parte ci occuperemo della nascita dell'attività motoria e sportiva, nelle sue forme originarie, la caccia, la danza, la lotta, la guerra e il gioco. E poi prenderemo in esame tutte le grandi civiltà dell'antichità, quelle del vicino Oriente antico, quelle dell'estremo Oriente e del Mesoamerica e infine le società più vicine a noi, quelle del Mediterraneo, per concludere con l'esame della civiltà greca, dove diciamo lo sport moderno possiamo dire sia nato, e dell'antica Roma. Nella seconda parte invece ci occuperemo di quanto è accaduto nell'Occidente durante il Medioevo e durante l'età moderna. Nella terza parte infine vedremo quello che succede nel secolo XVIII, cioè quando nascono le due grandi proposte ginniche codificate da Friedrich Jahn e Peer Ling. Nelle ultime tre parti prenderemo in esame, diciamo, la nascita dello sport moderno vero e proprio e quindi nella quarta parte ci occuperemo della rinascita delle moderne Olimpiadi grazie all'opera del barone Pierre-Freddy de Coubertin. Successivamente prenderemo in esame i giochi olimpici della prima parte del Novecento e della seconda dopoguerra, vedendoli in chiave storica e confrontandoli sempre con lo svolgimento della storia del XX secolo. Nella sesta parte, infine, prenderemo in esame le Olimpiadi della contemporaneità, da Seul 1988 fino agli imminenti giochi di Rio del 2016 e vedremo come si è svolta diciamo, lo spirito olimpico nei giochi contemporanei e nella società che nel frattempo cambia, diventa società globale. Per fare questo ci serviremo, per chi lo vorrà, di un paio di testi, cioè di un manuale di storia dell'educazione fisica e dello sport, che prende in esame appunto tutte le parti che ho sopra citato in forma più analitica, e anche un approfondimento di tipo antologico dall'antichità al Medioevo, in cui prenderemo in esame testi in cui appunto i giochi sportivi e le pratiche motorie sono trattati. Quindi si tratta di un corso di carattere storico, si tratta di prendere in esame l'attività sportiva, l'attività motoria e la pratica sportiva che magari noi siamo stati abituati a praticare o a consumare da spettatori di eventi sportivi, si tratta di studiarla con semplicità e anche con un po' di, diciamo, di fantasia, dal punto di vista, storico.